Ciao bimbi, voglio insegnarvi un trucchetto per imparare a ritagliare in maniera facile. Vi servono materiali molto semplici: un foglio di giornale, dello scotch di carta o dell'altro scotch che voi avete, un bel pennarello a punta grossa e un paio di forbici. Cominciamo innanzitutto con prendiamo il giornale e ritagliamo delle strisce, delle belle strisce larghe, così. E le ritagliamo, non devono essere precise, eh? Ecco qua. Quando abbiamo le nostre strisce, disegniamo dei capelli. Un capello, poi un po' più lontano facciamo un altro capello, un altro e via dicendo, facciamo tutti i capelli. Quando avremo disegnato tutti i capelli, prendiamo il nostro scotch di carta e attacchiamo la nostra striscia sul piano del tavolo, in questo modo che la striscia di carta sporga completamente dal tavolo. Dopodiché ci trasformiamo in perfetti parrucchieri e andiamo a tagliare i capelli. Teniamo il foglio di carta dritto, così, e tagliamo proprio sul capello, così, crac, crac, crac. Ricordatevi di impugnare sempre, come per fare la pistola, quindi due dita di qua, una di qua. Se avete le dita abbastanza cicciotte o i buchi delle vostre forbici sono piccoline, vi basterà un dito e un dito, questi due qua, quelli che usiamo per prendere la matita, e li infiliamo, ok? E poi tagliamo un altro capello e via dicendo. E piano piano prenderemo dimestichezza con le forbici. Apriamo. Chiudiamo senza chiudere completamente, altrimenti ogni volta bisognerà ricominciare. Apriamo, chiudiamo un po'. Via. Crac. Apriamo e chiudiamo. Apriamo, chiudiamo un po'. Apriamo, chiudiamo un po'. E nel frattempo andiamo avanti fino a quando la forbice si ferma perché siamo arrivati al tavolo. Ok? E alla fine avrò tutti i nostri capelli così. E poi li potrò ritagliare come preferisco, fargli la frangetta più o meno lunga. Oppure possiamo fare in quest'altro modo. Le strisce possiamo attaccarle per questo verso, sopra, anziché disegnare i capelli dritti, faremo dei capelli a onda. Quindi disegneremo una bella onda sul nostro foglio, attaccheremo la striscia e poi, tenendo ben tirata la carta, inizieremo a ritagliare seguendo l'onda, ok? Poi possiamo anche fare invece un capello lungo, 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 e fare arrivare fino al fondo, oppure disegnare dei capelli a zig-zag, ok? A forza di tagliare diventeremo dei veri esperti parrucchieri. Ciao ciao!